everybody but the Hungarian president. The new one in the Buongiorno, signore presidente. Welcome, Mr. President. Just to inform you once again, my dear colleagues, we now have 1 hour to discuss the questions that were presented to you in advance. Thank you for. I finanzieri del Comando Provinciale del Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito dei servizi istituzionali finalizzati alla prevenzione e repressione del contrabbando di prodotti petroliferi, hanno proceduto al controllo nella zona industriale di Catania di un'azienda operante nel settore della logistica, individuando e sequestrando oltre 3.000 litri di gasolio di illecita provenienza. L'individuazione della cisterna si è rivelata non agevole in quanto abilmente occultata all'interno di un container. Lo stratagemma avrebbe verosimilmente avuto lo scopo di nascondere l'impianto abusivo da occhi indiscreti e di mettersi a riparo in caso di attività ispettive in loco. Ciò tuttavia non è bastato poiché il controllo approfondito delle fiamme gialle TNE ha permesso di individuare il suddetto container e verificare cosa si celasse al suo interno. All'esito dell'attività del rappresentante legale della società è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catania per reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento delle accise su prodotti energetici e per inosservanza delle prescrizioni normative antincendio. Si è proceduto inoltre al sequestro del gasolio illecitamente stoccato pari a oltre 3.000 litri. I carabinieri della stazione di Acireale della Cicatena, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno attuato nel pomeriggio un dispositivo di controllo che si è concentrato soprattutto nelle zone dei centri urbani di maggiore aggregazione. In particolare sono state controllate una decina di persone per le quali non è stata riscontrata alcuna irregolarità, ma non è andata così per un 33enne catanese. A riguardo, un equipaggio dell'arma ha raggiunto per un controllo l'abitazione dove l'uomo sarebbe dovuto rimanere agli arresti domiciliari, ma pur suonando insistentemente al citofono dell'appartamento non ha ottenuto alcuna risposta. Velocemente i militari dell'arma hanno attivato le ricerche del giovane che venivano estese nelle zone e vie circostanti, nonché sul retro dell'abitazione dove è ubicato un terreno incolto senza tuttavia rintracciarlo. Le attività di rintraccio dell'evaso però hanno avuto termine dopo neanche 5 minuti, quando il 33enne è stato avvistato dagli operanti all'interno di un residence adiacente alla sua abitazione, dove stava pacificamente passeggiando, probabilmente con la convinzione di non essere visto. L'uomo, rapidamente individuato però dalla pattuglia, è stato subito raggiunto, bloccato e arrestato per reato di evasione, poiché non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio. I carabinieri lo hanno posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto per lui nuovamente la sottoposizione agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, in collaborazione con il personale della Polizia Locale di Catania e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato mirate verifiche in alcune attività commerciali della zona, concentrando l'attenzione su quelle presenti in via Francesco Crispi, via Le Libertà e via Umberto. In tale contesto, i militari dell'arma, durante le fasi di controllo a un chiosco bar del centro, hanno accertato in collaborazione con la Polizia Locale che il titolare del locale, un 27enne catanese, aveva fatto montare una struttura esterna con tende e porte trasparenti, che di fatto invadeva abusivamente un'area pubblica di 21 metri. In particolare la tensa struttura, che avrebbe dovuto essere immediatamente mobile ed amovibile, è risultata invece ben vincolata al suolo con dei bulloni di ferro che oltretutto hanno danneggiato anche il manto statale.
L'intera veranda abusiva, usata e messa a disposizione fino a quel momento dal titolare esclusivamente per gli avventori del suo locale, è stata quindi sottoposta a sequestro dai carabinieri. Passando poi alle attività ispettive all'interno del locale, è stata riscontrata una violazione del TULPS, perché all'interno della medesima attività commerciale sono stati trovati installati apparecchi destinati al gioco d'azzardo e non con caratteristiche tecniche difformi da quelle indicate dalla norma di legge. A carico del proprietario del bar, a causa di tutte le violazioni riscontrate, sono scattate sia la denuncia all'autorità giudiziaria per reato di invasione di terreni o edifici, che sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro. L'iniziativa Lo Sport per Catania, promossa dall'associazione Catania Rossazzurra e sostenuta da Funivia dell'Etna del gruppo Russo Morosoli, rappresenta un progetto pilota unico nel suo genere ed inedito per la nostra città. L'associazione Catania Rossazzurra è sempre stata al fianco del Catania, come è sempre stata al fianco di quelle realtà sportive che, aderenti alla nostra idea associativa con grande orgoglio, rappresentano ed onorano la nostra città in giro per l'Italia. L'iniziativa è finalizzata a dare un nuovo modo di intendere lo sport, dove il senso di comunità deve costituire una collaborazione tra diverse realtà locali sostenute dall'imprenditoria più avveduta. Ma io posso dire senza retorica che forse oggi abbiamo vissuto un momento storico, perché fermo restando il calcio, che è lo sport principe, gli altri sport non sono da meno, quindi essere riusciti ad aggregare 10 società sportive che sotto l'egida di un'associazione sportiva qual è Catania Rossazzurra, ma soprattutto sotto la lungimiranza di un imprenditore, lo dico illuminato, qual è Francesco Russo Morosoli, io reputo che da oggi in poi a Catania si possa coniugare in maniera diversa, si può dire il verbo dello sport, sì, il verbo dello sport. Tanto non a caso è proprio l'Etna, no? Che fa da collante, no? In questo caso, no? Bello, bello, il vulcane, il cuore, il rosso dell'entusiasmo, io penso che sia un binomio veramente determinante per la città. Funivia dell'Etna e Catania Rossazzurra, mi piace dire, hanno approntato una cornice, forse anche modesta e semplice. Ecco, fare un quadro di valore penso che spetta alle società sportive. 10 discipline sportive, il senso di appartenenza, sono le chiavi che hanno invitato Francesco Russo Morosoli a sostenere economicamente e socialmente questa iniziativa. Certo, il senso di appartenenza è la chiave di tutto, anche la scelta dell'azienda del mio gruppo, quindi la Funivia dell'Etna, non è a caso, cioè un'azienda del territorio che fa territorio, l'Etna, la nostra mamma, e quindi il messaggio è ancora più forte. Quindi sì, certamente, spero che altri imprenditori diciamo sposino la causa e per far sì che questa iniziativa diventi sempre più forte, sempre più efficace e sempre più bella per la nostra città.